Alessio Cragno, sei sicurissimo sulle traiettorie alte. Incolpevole sui gol subiti, il pallonetto di tacco di Immobile rientra unicamente nel novero dei colpi di Geno. Filippo Romagna, 6,5, da oggi, col numero 56, dopo il ritiro della maglia numero 13 di David Astori, che onora con una prestazione di grande solidità difensiva. Leandro Castan, 5,5, avrebbe dovuto guidare con maggior sicurezza il reparto difensivo durante il lungo recupero concesso. Luca Cieppi, 6, autogol a parte, prova di retroguardia ordinata e di grande sacrificio. Pancrazio Paolo, Fragio, 5, un paio di spunti apprezzabili nel primo tempo. Completamente in ombra nel corso della ripra. Nicolò Barella, 7, un rigore trasformato da veterano del dischetto, tantissime geometrie e contrasti vinti a centrocampo. Ecco perché, su di lui, c'è mezza serie. Dal 90° minuto Daniele Dessena, SV. Cagliari Lazio, serie 2017-2018, Nicolò Barella esulta dopo la trasformazione del rigore del momentaneo 2-1. Get Images, Simone Paduin, 7, corre a perdifiato a centrocampo mettendo in apprensione tutta la fase di contenimento laziale. Arthur Onta, 6, combatte e si spende parecchio alla causa del centrocampo, condizioni fisiche, tuttavia, non al 100%. Dal 67° minuto Alessandro De Iola, 6, subito combattivo a difesa del nuovo vantaggio acquisito. Tuttavia, in modo vano. Senna Mangue, 6,5, cross col contagiri, dalla sinistra, in occasione del gol dell'1-0, per la testa del nordcoreano Han. Kwang Song-an, 6,5, il gol dell'1-0 è per tre quarti suo con quell'elevazione perfetta che costringe Starkosh alla parata sulla traversa. Conferma gli ottimi segnali della sfida al Napoli, dall'81 minuti Diego Farias, SV. Leonardo Piavioli, TTI, 7,5, punto di riferimento della fase offensiva rossoblù, fa nascere e conclude l'azione del momentaneo 1-0 da centravanti vero, oltre ad andarsi a cercare il penalty del momentaneo 2-1. On fire. Cagliari Lazio, serie 2017-2018, l'esultanza della formazione rossoblù dopo il momentaneo 1-0 firmato Leonardo Pavoletti. Get Images, Mister Diego Lopez, 6,5, mette in campo una squadra combattiva e propositiva là davanti. Una prestazione conforme alla tenacia richiesta dalla corsa salvezza. La prodezza di Immobile al 95° minuto rientra nell'imponderabilità del calcio. Uguale Lazio uguale Thomas Strakosha, 5, esce malissimo sul retropassaggio di testa di Dusan Basta, costringendo Luis Felipe al fallo. Luis Felipe, 5, alterna a preabili recuperi ad interventi decisamente naif che mettono in crisi l'intera retroguardia biancoceleste. Stefan De Vrij, 5,5, è poco tranquillo e si vede. In marcatura si mostra vulnerabile. Dal 76° minuto Nani, 5, al 93° minuto, ancora sul punteggio di 2-1 e con l'intero specchio a disposizione a pochi passi, getta alle ortiche un gol già fatto. Stefan Radu, 6, si sbatte molto e fa lavoro doppio in difesa, alternando falli tattici a coperture di esperienza. Dusan Basta, 4,5, si fa portare a spasso da Miag in occasione dell'1-0 cagliaritano ed effettua un retropassaggio davvero rivedibile sull'episodio che ha portato al rigore rossoblù, trasformato da Barella al 74° minuto. Marco Parolo, 5,5, meno brillante e poco creativo a centrocampo. E il volto di questa piccola, grande crisi bianco-celeste. Dal 65° minuto Felipe Anders.